Ben ritrovati alla Maratona Donne e Lavoro, è sempre l'8 marzo e cominciamo con uno slot dedicato interamente al mondo legale e partiamo proprio da un progetto che ha visto protagonista la Cassa Forense e in particolare che è stato curato da un avvocato con 17 delegate. Appunto della cassa, un progetto che è un documentario, un docufilm che è impostato sul divario reddituale nelle professioni intellettuale. Io vi presento la regista di questo progetto che è l'avvocato Maria Grazia Rodari, delegata appunto di Cassa Forense. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Io ringrazio anzitutto le fonti per l'opportunità di questa intervista nell'ambito della Maratona 2022 dell'8 marzo, che mi dà proprio modo di illustrarvi il progetto che è stato presentato in Cassa Forense il 3 febbraio, in Io occasione di una tavola posso rotonda. anticipare, le presento giusto a grandi linee alcuni contenuti, poi le do la parola. In particolare mi ha colpito ovviamente tutto il progetto in sé, ma anche la prima parte davvero curiosa con appunto questa sentenza della Corte d'Appello di Torino del 1883, che ha rifiutato la richiesta della dottoressa Livia Poet di essere ammessa all'albo degli avvocati con delle motivazioni che insomma no, non sto qui, poi se vuole soffermarsi anche lei sono abbastanza particolari, insomma vanno inquadrate ovviamente in quell'epoca, ma in generale per una questione di decoro della professione che doveva essere esclusivamente maschile. Avvocato, lascio a lei la parola, prego. Ecco, sì, il documentario si apre con questa parte artistica, storica, molto significativa per l'avvocatura femminile, perché una donna non aveva potuto iscriversi all'albo degli avvocati, quindi c'è stata tutta una vicenda giudiziaria all'esito della quale finalmente la Poet, come prima donna riesce ad iscriversi all'albo. Però lascio agli spettatori, direi, il risentire i contenuti di quella sentenza in sintesi, in apertura del documentario, perché davvero oggi fanno sorridere. Però la Poet è stata per noi un'apripista davvero. E in un lungo cammino e percorso che le donne avvocato stanno ancora oggi facendo. È un cammino lungo perché se pensate per esempio all'interno di Cassa Forense, noi siamo solo in 17 donne rappresentanti dei vari distretti su 80 delegati. Gli avvocati e le avvocate in Italia sono ormai il 45% dell'avvocatura, in molti fori c'è stato già il sorpasso. Ciò nonostante, ai vertici, diciamo, sono poche. In Cassa Forense, che è quel piccolo parlamentino che rappresenta gli avvocati d'Italia, siamo solo 17 su 80. Ecco, noi siamo orgogliosi di avere al Consiglio Nazionale Forense l'avvocato Maria Masi, che è la presidente del Consiglio, recentemente eletta, e quindi andiamo orgogliose. E oggi ai vertici però non ci sono più poche avvocate. Stiamo arrivando pur con tutte le difficoltà di una carriera professionale, di un'attività, di una conciliazione, attività professionale, vita familiare. E quindi magari arriviamo un po' tardi ai vertici. E quindi, insomma, questo è quanto. In Cassa Forense sono solo due le consigliere di amministrazione in un consesso di 12 consiglieri di amministrazione, ancora poche, direi. Tra l'altro, avvocato, Ecco. mentre lei parla, stanno comunque passando delle immagini del documentario, in particolare di quella prima parte a cui faceva lei cenno, che ho ricordato anch'io, della dottoressa Poet, e le chiedo appunto, sono passati circa 150 anni e a che punto siamo? Ecco, direi che le donne avvocato arrivano
si laureano bene, fanno l'esame di avvocato bene, sono in tante. Purtroppo, ahimè, i redditi dell'avvocatura femminile sono bassi rispetto a quelli dei colleghi uomini. E il problema è questo, cioè all'inizio della professione avvocati e avvocate entrano quasi a parità di reddito. Il reddito medio è 14.000-16.000 euro per un uomo. Poi però, andando avanti nel tempo, la forbice si divarica molto e diciamo anche all'età di 60-65 anni una donna guadagna meno della metà del reddito di un collega uomo. C'è qualcosa nella carriera delle avvocate ostativa alla produzione di un reddito come quello maschile. E qui il nostro lavoro è stato anche di andare ad indagare quali sono le cause per le quali c'è un divario reddituale, non c'è solo nell'avvocatura, perché c'è in tutte le professioni intellettuali. Ci siamo infatti confrontate con la presidente Tiziana Stallone dell'ADEP, che è l'associazione che raggruppa tutte le casse dei professionisti, e lo stesso problema c'è in tutte le casse. Allora, quali sono i problemi ostativi e che creano questo divario reddituale? E perché è così importante soffermarsi sul divario reddituale del genere femminile, che è un divario per età, come dicevo prima, sia all'inizio che alla fine della carriera ancora si ripercuote, che è un divario anche geografico, un grande divario tra nord e sud, perché i redditi delle donne sono davvero differenti. Vi ho portato qualche dato per dirvi quali sono i redditi più bassi in Italia. Al sud una donna mediamente, parlo di reddito medio, guadagna 14.000 euro dall'attività professionale, 29.000 un avvocato. I redditi bassi dove si trovano? Si trovano in Calabria, a seguire in Basilicata, in Puglia, in Molise, in Sicilia e poi in Campania. La Lombardia ha il primato del reddito, 76.000 euro un uomo mediamente, e al nord, appunto, mediamente una donna ha un reddito medio di 33.000 euro. Quindi differenze Avvocato, di genere. le regioni a cui faceva riferimento prima del centro-sud sono anche le regioni dove c'è la più alta concentrazione di avvocati. Adesso lei, appunto, noi abbiamo esattamente un anno fa ricordato anche questo tipo di problematiche con i dati di Cassa Forense relativi al 2020, chiaramente, perché poi escono sulle dichiarazioni sui redditi chiaramente dell'anno prima, e appunto ci sta anticipando quello che poi verrà illustrato nella solita assemblea che ci sarà con anche il Censis, dove si parlerà dei redditi degli avvocati tout court, mentre adesso appunto è bene concentrarci proprio su questo gender pay gap che riguarda l'avvocatura. E poi alla fine, perché tanto interesse al gender pay gap? Perché il fatto che le donne guadagnino poco durante la loro carriera, alla fine si ripercuote al momento del pensionamento, cioè il reddito professionale durante la carriera e la pensione sono due facce di una stessa medaglia. E quindi poniamo attenzione al reddito che andiamo a produrre. Apportiamo dei correttivi per quanto possibile, e l'attenzione di Cassa Forense è proprio, abbiamo ideato due corsi molto particolari da destinare, diciamo, per aiutare l'avvocatura femminile a tirarsi fuori un po', cioè ad essere molto più consapevole del proprio percorso professionale.
Ecco, se posso soffermarmi su questi due corsi così. Sì, anche perché appunto le casse in generale, faceva riferimento all'ADEP, hanno un ruolo proprio decisivo per quanto riguarda le politiche, oltre a quelle che dovrebbe mettere in atto il governo, chiaramente. Sì, vogliamo organizzare, stiamo realizzando un corso previdenziale con delle modalità di formazione non frontale, cioè gli istituti previdenziali sono anche abbastanza difficili da comprendere e invece la formazione accreditata che vogliamo fare sul sito di Cassa è invece peculiare, saranno delle simulazioni di sportello, cioè con una casistica, quella che normalmente l'avvocato incontra durante la sua carriera con la rappresentazione della situazione e il funzionario che spiega quali sono le opportunità per l'avvocato. Quindi un modo nuovo anche di fare formazione previdenziale per far prendere maggiormente coscienza degli istituti previdenziali di cui avvalersi durante la carriera. Poi abbiamo ideato un corso che prenderà il via per rafforzare non solo le competenze delle avvocate, ma per rassicurarle, per dar loro maggior sicurezza, diciamo, nell'affrontare le varie situazioni. Perché le donne avvocato devono migliorare e potenziare le loro capacità individuali, devono essere più, è importantissimo che loro lavorino sulla propria sicurezza, voglio dirlo proprio oggi che è l'8 marzo, devono percepire maggiormente il loro valore, non fare il passo indietro. Cercare di investire il più possibile sulle loro capacità, sulle loro potenzialità, sulle loro capacità anche di leadership, anche se il clima culturale e relazionale non è sempre di facile gestione. Ecco, quindi per aiutare le avvocate nella loro crescita, per acquisire nuovi strumenti, per saper gestire il tempo, anche per insegnar loro a lavorare in aggregazione, cosa molto importante, ci sarà questo corso con una didattica interattiva in presenza, con un approccio esperienziale, con il coinvolgimento dei partecipanti che saranno avvocati e avvocate, perché ci si deve confrontare anche sulle esperienze. E questo è il risultato, di quel progetto sul gap complessivo che va oltre il documentario. Il documentario è stato lo spunto per un lavoro, ma che ha questo seguito. E la Cassa sarà a fianco delle colleghe a sostegno, delle avvocate, direi con una politica amica. Ecco, mi piace dire che il sostegno che Cassa Forense deve fare è un sostegno durante la carriera, perché, come ci dice la Fornero, il Sì. terreno va livellato all'inizio e quindi non al termine, con una possibilità di pensionamento anticipato per le donne o con maggiorazioni di pensione. Questo poteva andare bene negli anni 95 con la riforma Dini, ma oggi noi crediamo che le donne siano maturate e che abbiano strumenti, caratteristiche anche per essere più determinate, per mettersi in gioco. E mi piace dirlo oggi che è l'8 marzo. Vorrei che nelle donne nascesse sempre più questa consapevolezza.
Le donne di oggi, peraltro, sono per la maggior parte anche single e quindi si devono organizzare meglio, devono conciliare meglio la loro vita, la vita con i figli. E in questo Cassa Forense sarà di aiuto, come già lo è, con i bandi per le famiglie monogenitoriali, per sostenere le donne durante anche oltre la maternità. Perché oltre la maternità? Perché in effetti la maternità non dura tutta la vita e noi abbiamo verificato che anche le donne senza figli hanno un reddito inferiore rispetto ai colleghi uomini. E allora c'è qualcosa che non va nel modo in cui la donna affronta la professione. C'è da dire che siamo molto Cioè settorializzate, cioè manca a una noi strategia di piace, carriera, diciamo così. ecco, a noi piace un po' fare dei settori particolari, quelli più vicino al sociale. Sicuramente sono importantissimi, ma sono anche i meno redditizi. E quindi dobbiamo orientare le donne, avvocato, anche a fare il settore bancario, finanziario, cioè quello dove c'è un maggior rendimento, senza trascurare l'altro. Però abbiamo anche delle propensioni particolari e ci dobbiamo rispettare, dobbiamo anche fare un po' quello che ci piace. Io davvero ci ho messo l'anima e il cuore per questo lavoro e questo documentario. Quindi Assolutamente si vede, si sente. Le chiedo un'ultima domanda che riguarda il rapporto sui redditi degli avvocati, che chiaramente non può essere anticipato se non in piccole parti, ed è una domanda un po' di contesto, nel senso che le chiedo se la pandemia ha inciso di più sui redditi delle donne avvocato per i motivi che sappiamo delle difficoltà legate appunto a tutto quello che è stato la pandemia con il mantenimento dei figli e non so qua ad elencare oltre. ecco, sicuramente tutte le libere professioni e quindi anche l'avvocatura ha subito un rallentamento elevato a causa della pandemia. Tuttavia, ci aspettavamo dai modelli 5 degli ultimi rilevati relativi ai redditi del periodo 2020, quindi appena dichiarati, un calo reddituale del 20%. In realtà questo calo reddituale che l'Istat aveva previsto non c'è stato. Non c'è stato, c'è stato un calo, ma il reddito medio degli avvocati e quindi anche delle donne avvocato passa da 39.000 a 37.000 con un calo di meno 6% rispetto al 2019. Questo è il raffronto 2019-2020, quindi solo un meno 6%, ma ahimè gli effetti della pandemia si sentiranno maggiormente per i redditi 2021 e quindi lo verificheremo nelle dichiarazioni di quest'anno. C'è un ultimo aspetto che vorrei sottolineare, che è quello che riguarda la politica nazionale, cioè occorre, come dice il ministro del lavoro al termine del documentario, rafforzare gli ammortizzatori sociali. Questa deve essere una forma di responsabilità sociale che deve essere presa dalla politica. Perché? Perché Cassa Forense pensa alla previdenza degli avvocati. L'assistenza in Cassa Forense è di tipo meramente sussidiario perché le nostre risorse derivano sì dalla solidarietà, ma hanno dei limiti e quindi è importante anche che la politica nazionale intervenga a favore delle libere professioni e a sostegno dei professionisti e delle professioniste, soprattutto per consentire loro
di esercitare meglio la professione e di conciliare la vita professionale con la vita familiare. E questo vale per donne e uomini, cioè va sostenuta la genitorialità. E questo è compito sicuramente anche dello Stato, oltre che della cassa che sta individuando i bandi per la famiglia. Certo, avvocato, anche noi non ci stancheremo mai di ricordare, insomma, questi aspetti al governo oggi, ma anche durante tutto l'anno. Io la ringrazio molto per essere stata con noi, l'avvocato Maria Grazia Rodari, delegata di Cassa Forense. Io ringrazio voi, anche a nome del presidente di Cassa Forense Walter Militi e di tutte le colleghe che con me hanno collaborato a questo progetto. Grazie e buon 8 marzo a tutti. Buon 8 marzo a lei e restate con noi perché la maratona va avanti.